Benvenuti con il nuovo video della Warcraft. Oggi siamo qua nella Warcraft per fare tante belle cose interessanti. Oggi sono ancora una volta da solo. Scusate se non ci sono altre persone, solo che in questo tipo di video qui non è necessaria, anzi è meglio che non ci sia nessuno. E comunque per colpa mia anche non c'è nessuno, diciamo. Fino a poco fa ero FK qui dentro alla farm che abbiamo costruito nello scorso episodio, che funziona più che bene. Adesso vi faccio vedere un pochino quello che ho trovato. Allora, teoricamente queste dovrebbero essere le cose nuove da questa linea qui in poi. E sì, sinceramente adesso non è che mi servano molto archi, robe del genere in questo momento. Comunque adesso guardiamo anche dentro l'op, perché magari c'è qualcosa di interessante. Ok, non c'è nulla, non abbiamo trovato nulla di tanto interessante. Ma io non sono stato qui per i pesci, per la roba, per gli item, ma sono stato qui per l'arco. Esatto, adesso come vedete ho un arco con Power 4, Mending e Protection e Unbreaking 3. Ho 28 livelli. In questa chest ci sono due archi. Questo qui non mi serve più a niente, perché ragazzi adesso andiamo a fare la figata. Adesso tranquillamente 25 livelli, arco Jesus, Unbreaking 3, Infinity, Power 5, Flame e Punch 2. Penso sia l'arco più OP di Minecraft, non penso ci siano altre cose. Abbiamo tre livelli, me ne sto rendendo conto. Però adesso facciamo il big di questo episodio. Però prima di fare il big e qualunque cosa del genere, voglio andare al mio shop di pecore a controllare se qualcuno ha comprato le mie cose. Allora, controlliamo subito. Questo è il mio shop, non so se ve l'avevo fatto vedere, ma è fatto così. Allora, iniziamo con la lana, questa qua. Ok, questa nessuno l'ha comprata. Ok, un diamante, ok, buono. Due diamanti, tre diamanti, quattro diamanti, cinque diamanti, oddio. Perché hanno comprato così tanto? Vabbè, sette diamanti. Ne ho visto, allora, qua non c'è niente. Otto e nove diamanti, dieci, no, non c'è niente. Ok, non c'è niente, nove diamanti. E sono tanta roba, ragazzi. Adesso oggi facciamo due progetti molto interessanti. Per fare il primo progetto, che è la farm dei tridenti. Esatto, avete sentito bene, farm dei tridenti. Che cosa sono? Come si farmano? Allora ragazzi, io non so, non ve l'avevo mai fatta vedere in video, di questo sono sicuro. Però ho una farm di zombie. Una farm di zombie però nel nuovo snapshot può essere, diciamo, usata come farm dei tridenti. Perché in pratica i droned, o meglio gli zombie, vanno sull'acqua come è anche adesso. Soltanto che loro, stando sull'acqua, affogano e diventano zombie droned. I droned li hanno aggiunti nella 1.13, sono dei mob nuovi in pratica che fanno tante cose interessanti, vivono in acqua. Ma il loro fattore più interessante, oltre al fatto di funzionare come normali zombie, non hanno differenze o robe del genere, loro ci danno la possibilità di dropparci tridenti, anche se in questo snapshot qui ancora non esistono i droned, che sia chiaro, non esistono i droned in questo snapshot, soltanto che non esistendo, in pratica noi intanto facciamo la farm. Poi quando arriveranno, cambieremo snapshot e tutto, in pratica ragazzi possiamo usufruire del fatto che avremo una farm perfettamente pronta per darci tridenti. E nei nuovi snapshot hanno aggiunto la possibilità che i droned, una volta morti, possono dropparti anche, non mi ricordo come si chiamano, ma quei gusci di lumaca, sembrano, quelle conchiglie. E quindi sarebbe, cioè, servono per fare anche il conduit, che è tipo il beacon sottomarino. Quindi ragazzi, sono molto utili i droned. Vi chiederete se ho intenzione di fare lo shop di droned, ma attualmente non è nei miei progetti e sinceramente penso che non lo sarà mai. Non so se vi ho detto il motivo della Soul Sand nell'inventario, sì, ne ho presa veramente tanta. È che la Soul Sand non uso il fatto che ha le bollicine, cioè che le bollicine della Soul Sand mi aiutino molto, le bollicine della Soul Sand, per fare in pratica il fatto che loro salgono, perché con la Soul Sand si sale e col magma block si scende, come è in pratica anche il mio ascensore volendo. Ma no, uso il fatto della Soul Sand per rallentare, perché esatto,
Io attualmente teoricamente dovrei avere dei blocchi semplici come sottoacqua, diciamo, ma invece no, ragazzi, vanno usati dei blocchi un po' particolari per questa farm, perché sennò non hanno abbastanza velocità nel trasformarsi in drone, cioè ragazzi, non avrebbero tempo. Ok ragazzi, come potete vedere la farm di zombie normali funziona e questa è la chest. E sì, sono stato un po' FK. Adesso noi, questi qui saranno già drone, si staranno trasformando in drone quando saranno qui. E hanno mezzo cuore, quindi basta far così e teoricamente muoiono. Adesso quelli non sono morti, quindi non hanno mezzo cuore, però ci siamo capiti. E questa qui, ragazzi, è la zona dove noi dobbiamo agire adesso. Ora loro stanno arrivando, gli altri, però dobbiamo piazzare le torce, teoricamente. Non ci sarà più questo problema. Ok, teoricamente adesso non possono più spawnare. Quindi adesso noi i blocchi di pietra qua sotto li dovremo andare a sostituire con blocchi di soul sand. Per rallentare il loro arrivo. E quindi loro, andando più a contatto con l'acqua, hanno sempre più possibilità di diventare droned abbastanza velocemente, diciamo. Ok ragazzi, adesso teoricamente lasciando andare l'acqua gli zombie andranno più lentamente perché ci sarà la Soul Sand. Ora dobbiamo farlo pure qua in basso però. Dobbiamo rallentarli il più possibile perché tanto una volta droned non moriranno più in modi strani. Ora sono salito nel loro percorso dove in pratica vengono smistati. Qui devo stare attento a non cadere che ci lascio le penne. Però in pratica tutta questa zona qui, magari quel blocco lo lasciamo stare che non lo so. Teoricamente sarà abbastanza per farli diventare droned, tutta questa soul sand che ho inserito. E ragazzi, già così la farm di droned dovrebbe essere completa e la soul sand che avevo preso era moltissimamente troppa. Adesso lasciamo andare l'acqua per la sua strada e teoricamente tutto a posto. Manca però l'ultima fila qua dietro e la metto subito. Guardate, adesso lo zombie va molto più lentamente verso, diciamo, la zona. Adesso qui mi vede, quindi ha anche i suoi problemi, però ci siamo capiti. La Soul Sand ci aiuta molto. E adesso chiudiamo e la farm teoricamente è completata. Ovviamente non ci può dare tridenti adesso perché non esistono ancora i droned, però più avanti diciamo che sarà una farm di tridenti e qua potremo tenere i vari drop di quel mob. Ragazzi, non vedo l'ora che ci sia la Optifine, veramente non se ne può più. Attenzione, qui c'è anche un creeper. Adesso ragazzi, come avete visto dal titolo, andiamo a fare una cosa molto molto speciale. Non so se sapete che cosa sia un jingle, ma adesso lo vedrete. Inizialmente prendiamo un po' di legna e teoricamente con la legna dovremo riuscire a poter creare un notebook. Un jingle è fatto con notebook, è una specie di melodia. Allora ragazzi, prima di tutto dobbiamo sostituire con la terra tutta la zona qua, perché sì, la terra è il blocco che dà il rumore giusto per il nostro jingle. Poi il vario sistema lo vedremo dopo. Allora, noi in pratica qua dobbiamo piazzare tre notebook, poi li imposteremo dopo. Qua andiamo a mettere un repeater con settaggio 2, poi qua altri tre notebook, qua un repeater con settaggio 4, se riesco a metterlo, qua altri tre notebook, qua un altro repeater con settaggio 4 e ci manca un repeater preciso. Adesso dovremo piazzarne uno qua e uno qua. Poi ci spostiamo un po' verso tipo sinistra, che sennò il suono si allontana sempre di più. E dovremo mettere un repeater settato a uno qua, un altro repeater settato a uno qua, che non ho, e due altri notebook in questa posizione. Un altro repeater settato a uno qua. E ragazzi, abbiamo finito. Ok ragazzi, adesso dobbiamo fare una cosa molto drastica. Allora ragazzi, vedete questi blocchi qui? Dobbiamo fare per questi 3 qua, 3 qua e 3 qua, quindi questi 9 qui, tutte uguali. Ragazzi, dovete picchiare con la mano ben 22 volte qui, 8 volte qua,
e ben 12 di qua. Ripetere la stessa cosa qui, ripetere la stessa cosa qui, e poi vedremo questa parte di qua. Ok ragazzi, abbiamo fatto, vi ricordo che la terra è fondamentale sotto al notebook, perché se si mette tipo il tronco sotto a un notebook, vi faccio sentire la melodia. Adesso mettiamo un tronchetto qui e il notebook. Vedete, è molto più grosso il suono, quindi state attenti a quello che fate. Ora ragazzi, qua andranno 18 punti, 8 di qua e 12 di qua. Ok ragazzi, adesso qua andranno la melodia numero, cioè 8 puntini da questa parte e 22 da questa, quindi 22 e 8. Qua sotto c'è un blocco che non è terra, esatto, è stone, quindi il suono cambia, state attenti. Ok ragazzi, teoricamente abbiamo finito. Ora ci resta solo provarlo. Dovete pensare sopra anche a quello lì la redstone, quindi fare una cosa del genere. Vediamo se funziona. Esatto, eccolo qui, abbiamo la suoneria di Super Mario ogni volta che entriamo sotto casa. Quindi adesso mi abbasso il volume del notebook a 5, che sennò mi viene una tramortitezza ogni volta che faccio... che apro casa, quindi trasferirsi è l'idea migliore. Comunque, adesso noi arriviamo dopo una lunga avventura. Mamma mia, sono stanco. Andiamo a dormire. Che figata. Ragazzi, wow, abbiamo creato il nostro jingle personale, quello di Super Mario. Spero vi piaccia, ditemi che cosa ne pensate, se avete bisogno di qualche altro jingle o roba interessante. Ditemelo qua sotto nei commenti, magari ci faccio un video a parte, anche se non sono particolarmente bravo e questo jingle ovviamente non l'ho inventato io. Per la frana dei tridenti ho preso dal tutorial di Xizum Avoid, anche se l'ho completamente modificata, io ho preso soltanto l'idea, cioè dal fatto di fare una frana dei tridenti da lui, per il semplice motivo di usare la Soulsend, ma del resto la farma è tutt'altra, anche se il concetto è sempre quello. Quindi ragazzi, spero il video vi sia piaciuto, ci vediamo al prossimo video, da Ender Nico è tutto, bella!